Sapete che c'è un piano per quanto riguarda la Juventus e Thomas Meunier, ragazzi. Sono qui in macchina e purtroppo, ragazzi, non ho come al solito la solita location, ma sarà anche più fashion questa qua, perché siamo in giro, ragazzi, e dobbiamo parlare di una cosa veramente molto molto importante. Dobbiamo parlare dell'affare Meunier, perché voi sapete che Meunier è un giocatore in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain. La Juventus ha proposto al Paris Saint-Germain due idee diverse per cercare di prendere Meunier, che è un giocatore molto stimato da Fabio Paratici. Sembra che Paratici vada letteralmente pazzo per Meunier, che lo voglia a giugno per rinforzare il reparto e che lo consideri addirittura all'altezza di fare il titolare nella Juventus. Che tipo di giocatore è Meunier? Ve l'ho già detto un sacco di volte, ve l'ho presentato ripetute volte. Giocatore molto forte fisicamente, molto alto. Mi stupisce che molti di voi lo considerino un bidone. Ho visto dai commenti dello scorso video, nonostante io non credo che voi l'abbiate mai visto giocare, perché altrimenti non ragionereste in questo modo. È un giocatore molto molto solido, che vanta un buon numero di presenze in una nazionale competitiva come il Belgio, che forse non era, diciamo, nell'elite del calcio una volta, ma negli ultimi 10-15 anni il Belgio ha sfornato veramente una moltitudine di talenti impressionanti, da Lukaku ad Hazard, per arrivare a giocatori, voglio dire, importanti come Alderweireld. Quindi, ragazzi, Meunier è un giocatore molto interessante che interessa la Juve, 27 anni, giocatore sicuramente dotato di buona esperienza, che ha per lunghi periodi di tempo fatto anche il titolare al Paris Saint-Germain e che ha stupito in generale gli osservatori della Juve per la compattezza. Voi lo sapete che la Juve è un tipo di squadra che cerca un po' un equilibrio sulle fasce, cerca un equilibrio in generale in relazione a tutto ciò che noi parliamo di ruoli. Quindi se Cuadrado rimarrà terzino destro fisso, come mi auguro che rimanga, perché ha dimostrato di sapersi imporre anche in quel ruolo, servirà come sostituto una riserva un pochino più equilibrata. Ci abbiamo provato con De Sciglio ed è andato bene fino a un certo punto. Quest'anno De Sciglio sta avendo un periodo un po' d'appannamento. Ci abbiamo provato con Danilo, ma io ve l'avevo detto che Danilo non è assolutamente da Juventus, l'avevo già diciamo detto tante cose per quanto riguarda la situazione Danilo. Ora ci stanno provando per Meunier, che è un ragazzo che io giudico da Juve, che giudico un buon giocatore da Juventus, un buon giocatore che può dire la sua. Certamente non vi sto dicendo che prendendo Meunier tu prendi un giocatore, prendi un talento assoluto del calcio che ti frutterà miliardi di euro. Ti sto dicendo che prendi un buon giocatore, un buon operaio, un buon lavoratore, che per fare la riserva alla Juventus o per alternarsi a titolare con Cuadrado, secondo me è comunque un buon profilo. Giocatore su cui tra l'altro c'è anche l'interesse dello United e l'interesse comunque di altre squadre, quindi non è che siamo i soli iscritti a Meunier. È un giocatore che mi piace perché oltre a dare equilibrio è un giocatore bravo di testa, sia sui calci piazzati che nei duelli che nella difesa, ed è un giocatore molto bravo nel dribbling, pur avendo un fisico che apparentemente non lo fa essere bravo nel dribbling, perché se tu vedi Meunier è alto, se tu che guardi il video vedi giocare Meunier, lo vedi, è longilineo, è molto alto, è molto, diciamo, robusto, però comunque nonostante questo possiede una buona agilità. Quindi è un giocatore che prenderei, poi a zero figuriamoci. Quali sono le due idee di Paratici per quanto riguarda Meunier? La prima idea è quella di prenderlo a giugno a zero, quindi anticipare tutta la concorrenza, cercare semplicemente di prenderlo a giugno. La seconda idea riguarda uno scambio che vi ho già presentato, che riguarda De Sciglio, quindi è uno scambio molto molto particolare. De Sciglio è valutato dalla Juve circa 15 milioni di euro. Meunier, se non avesse il contratto in scadenza, secondo Transfermarkt, cioè il sito di riferimento delle valutazioni calcistiche, vale 30 milioni di euro, quindi sicuramente uno scambio alla pari sarebbe possibile solo in virtù del fatto che Meunier è in scadenza. Quindi il Paris Saint-Germain, pur di non perdere a zero Meunier, potrebbe accettare lo scambio con De Sciglio, che è un giocatore che interessa a questi dirigenti. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi.